Questa sera Border Knights, un bel ritorno, quello di Susie Bloody, benvenuta. Ciao, 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 sono qua. Allora, qui abbiamo un po' ripreso, con tutta un'altra storia, un titolo che chiaramente ha riguardato alcune anche delle tue produzioni, perché stasera faremo un cammino, grazie a te, no? In cui si ripercorre appunto in modo un po' diverso, no? La storia per come ci è stata raccontata. Ecco, io partirei Esatto. dal passato, un passato che ritorna e che ci parla anche dell'oggi, perché? Ci parla dell'oggi, ma mi ha molto impressionato. Io ho fatto questo libro, che è l'ultimo, che è appunto La Dea che creò l'uomo, e raccontando questa storia, andando a cercare quella che è l'origine, l'originale, diciamo, di tutte le dee madri che ho visto in giro per il mondo, sai, ce ne sono. Tantissimo, in tutti i paesi c'è un'immagine della dea che è primordiale, molto prima, diciamo, dell'immagine di Dio, del Dio uomo, del Dio maschio, più che altro. Ecco, e quindi questo ovunque, in Medio Oriente, in Sud America, in India, in Giappone, dappertutto c'è questa dea. Allora ho voluto esaminare questo personaggio andando a cercare l'originale, diciamo così. Cioè, è esistito qualcosa, qualcuno, qualche dea, qualche divinità che avesse le stesse caratteristiche che poi si trovano in tutto il mondo, in queste dee madri? È esistito, è un personaggio che appunto ha il nome di Ninmah ed è una dea sumera, quindi diciamo dell'Olimpo più arcaico, ecco, che possiamo trovare, no? Molto prima dei greci, molto prima degli egizi, eccetera, molto prima della romanità e tutto il resto. E quindi andando a esaminare questa dea, ho trovato cosa ha fatto questa dea raccontata nei miti. C'è un mito che si chiama Atrasis, che racconta appunto il fatto che viene incaricata questa dea di creare l'uomo. Quindi non è come nella Bibbia, diciamo, una creazione dal nulla, come è nel caso fatta da un dio, ma è una operazione complessa, quasi di genetica. Cioè, se la leggi sembra veramente, no, che lei fa delle cose che hanno a che fare con la genetica, con boh, fa qualche cosa che ha questo aspetto, che può farci sospettare che ci sia un'operazione per poter fare questo Adamo, questo uomo primordiale. È molto interessante da leggere, veramente è incredibile e io l'ho riportato. Però c'è una cosa che è ancora più specifica e che ci porta ai giorni nostri. Il dio Enlil chiede a questa dea di fare qualche cosa, di intervenire, e vuole intervenire sugli uomini perché gli uomini gli danno fastidio, sono troppi e fanno troppo rumore. E allora a questo punto la prima cosa che fa, c'è scritto nel mito, manda un virus. Ti risuona? È un pochino, Un leggermente. pochino impressionante, no? Perché manda un virus, non è lo fa non chiedendolo alla dea in questo caso, ma chiedendolo a un altro dio che ha un altro nome e che al quale però appunto gli uomini sacrificano, eccetera, lo blandiscono e a quel punto, dopo molto tempo, ma dopo veramente una grande sofferenza, questo virus viene in qualche modo ritirato. Ma è pazzesco come appunto questa cosa ritorni con proprio quest'idea, insomma, di questi personaggi, questi dei che sì, li chiamiamo dei, li hanno chiamati dei, però hanno qualche cosa di un po' di particolare, anche un po' diabolico, diciamo, nel senso che non sembrano particolarmente affezionati agli uomini. E trovano tutti i modi per limitare l'umanità. Dopo il virus verrà mandato, visto che non ha funzionato, verrà mandato una carestia e poi dopo la carestia il diluvio. Ed è la famosa storia del diluvio che noi troviamo in epopee antichissime come quella appunto sumera di Gilgamesh e poi la ritroviamo precisa, proprio spatacata, nella Bibbia. Quindi è una
è una storia molto arcaica che è riportata nei miti in modo molto preciso ed è veramente interessante leggerli e provare ad esaminarli. Quello che ho cercato di fare appunto con questo libro, La Dea che creò l'uomo. Tanto ci risuona perché proprio domenica in un'altra trasmissione parlavamo della metastoria e quindi no, la storia che tende a ripetersi, a raccontarci anche qualcosa proprio del presente. Infatti. Dice, no, hai scoperto l'America, no? Hai fatto la scoperta dell'America, ma evidentemente tanto calda quest'acqua non è, perché anche qui le cose sono andate in modo molto diverso. Certo, infatti, ecco, nel libro precedente, che appunto è I miei viaggi che raccontano tutta un'altra storia, ed è un po' questo, no, il tema, il mio tema, perché io non è che sono un'esperta, non sono questo, però ho visto talmente tante cose, ho fatto talmente tante associazioni, sono andata a indagare sul campo, in tanti luoghi, ho intervistato tante persone, che appunto questa esperienza, come dire, mi piace... poterla divulgare, poterla raccontare, anche perché sai, non può stare sempre nella mia testa, no? Bisogna che esca e che le persone ne facciano buon uso, insomma, no? Per quello che è, per quella che è stata la mia esperienza. Nei miei viaggi che raccontano tutta un'altra storia, appunto il tema è l'altra storia, perché non è che ci raccontano solo adesso un po' di balle, no? Voglio dire, chi vince racconta la storia a suo modo, ecco, lo sappiamo. Quindi bisogna essere molto, molto lucidi per andare a trovare la verità, diciamo, anche nella storia. E una cosa che io ho visto, ma fra le tante, è appunto questa, la storia di Cristoforo Colombo, se vogliamo partire proprio da, come dire, dal minimo, no? Ed è Cristoforo Colombo che va in America, viene inviato alla fine in America e scopre l'America. Non è vero niente, lo sappiamo. C'erano già andati altri, d'accordo, i vichinghi, i fenici, chissà chi altri, i romani, ma chissà chi altri. Ma al di là di questo, secondo me, la cosa che ho tentato di indagare era che complotto. Per parlare di una parola, no? C'è sotto, che idea c'è sotto all'idea di Cristoforo Colombo, di mandare Cristoforo Colombo a scoprire, fra virgolette, l'America, in realtà a colonizzarla la parola colon è proprio quella, no? Beh, c'è un'idea di dare alla fine, da parte. Come dire, del Papa, no? In quel caso, o comunque insomma di tutte le gerarchie, c'è l'idea di regalare alla fine un intero continente agli spagnoli e ai portoghesi, insomma. La stessa raia, la stessa linea che viene tracciata per dividere l'America fra portoghesi e spagnoli è una linea che viene tracciata. Forse addirittura prima, poi col trattato di Tordesillas, poi viene ratificato questo trattato, ma forse è stato fatto prima. E c'è una cosa che io ho scoperto in specifico su questo, che un po' taglia la testa al toro. Ho intervistato a Siviglia la duchessa Medina Sidonia, che è la discendente dei Medina Sidonia, che erano i grandi proprietari, terrieri, grandi duchi, Medina Sidonia, che hanno pagato il viaggio a Cristoforo Colombo, sono stati i suoi sponsor alla fine. E quindi ecco, questa è una particolarità che ho, diciamo quasi uno scoop, perché poi dopo non se ne è parlato molto, purtroppo, dopo che io ho pubblicato anche questa cosa. Su una delle puntate di Turisti per Caso, e c'è anche sul mio sito. Ecco, nel senso, la duchessa Medina Sidonia, un personaggio molto alternativo, se vogliamo, che era stata anche in prigione nell'epoca di Franco, per esempio, per dire, ecco, lei ha scoperto nei suoi archivi, un enorme archivio, che i suoi avi ci andavano in America, avevano già anche addirittura delle proprietà e in realtà si diceva che si andava in Africa a prendere l'oro, che poi invece in realtà arrivava dall'America, ma non si poteva dirlo
perché erano state ritirate le mappe che tracciavano già da tempo immemorabile la possibilità del viaggio al di là dell'Atlantico. Questo è una cosa che mi piacerebbe magari raccontare, ecco, in specifico, perché è veramente interessante e dà un punto preciso su quello che può essere stato tutta un'operazione storica che ha eliminato, perché alla fine ha eliminato tutti gli altri concorrenti, dagli inglesi ai francesi, eccetera, favorendo gli spagnoli in questo caso. Non a caso poi, dopo il Papa morto nel 1492, così come muore Lorenzo de' Medici, c'è tutta una moria proprio in quel periodo, e alla fine arriva un Borgia, no? Spagnolo. Ecco, quindi è molto interessante questo aspetto e andrebbe così raccontato in modo più preciso. Ecco, proprio queste mappe che esistevano da prima, chi le aveva fatte queste mappe? Le mappe è una storia meravigliosa, ci sono moltissimi studiosi che hanno fatto studi sulle mappe antiche, anch'io me ne sono occupata, perché non si può viaggiando non avere questa idea, insomma, di come era conosciuto il mondo nell'antichità, e in realtà, appunto, così come diceva la duchessa Medina Sidonia, le mappe esistevano, le mappe c'erano, sono state tutte ritirate e si vietava alle persone di andare dall'altra parte dell'Europa, insomma, di cosa che è impossibile da non fare, perché come sappiamo se hai una barca e hai i venti che sono gli alisei che ti portano per forza, diciamo, dalla Spagna, da Capoverde o dalle Canarie, ti portano per forza in America, cioè proprio c'è una spinta che è inevitabile evitare, appunto, e ci sono anche le correnti. Quindi chiunque avesse una barca, e lo sappiamo che la barca e la navigazione è il mezzo più antico per girare nel mondo, no? Nel senso, lo è attraverso i fiumi e attraverso i mari. I fiumi erano le autostrade dell'antichità, il mare è uguale ovunque, quindi una volta che lo prendi e prendi i venti giusti puoi andare ovunque. Dire che non si poteva andare in America è assolutamente una cosa non corretta, è impossibile, cioè, non andare in America una volta che si prendono i venti e gli alisei e le correnti. Quindi l'America era conosciuta, le mappe esistevano, mappe di navigatori o mappe di qualcosa d'altro? Ecco, questa è la domanda. Esistono mappe come quella di Piri Reis che mappano l'Europa e l'America, l'Europa, l'Africa e l'America, l'America del Nord e del Sud, in modo molto preciso, addirittura come se fosse vista dall'alto e quindi come se fosse una proiezione. È pazzesca la mappa di Piri Reis, ma così come lo sono tante altre mappe che erano precedenti a Colombo, insomma, quindi che si dicesse che non il mondo non fosse piatto, eccetera, era assolutamente una forzatura, ogni tanto viene fuori questa idea, no? Cioè, ecco, però io ho trovato anche una mappa che mi ha un po' sconvolta, che è la mappa che ha riportato Matteo Ricci, il gesuita che andò nel 600, andò in Cina e diventò anche, frequentò il Gran Khan, eccetera, era comunque sempre alla corte cinese, e dalla corte cinese riesce a far portare in Italia una mappa che è chiamata appunto col suo nome, la mappa di Matteo Ricci, ma che è straordinaria. Allora, che i cinesi conoscessero, avessero già imbarcato i mari, avessero già mandato flotte, è vero, però non può esistere una mappa così precisa. È una mappa come satellitare, diciamo, le nostre mappe normali, e ha ai lati
i tondi, diciamo, che propongono i poli. Ecco, chi aveva visto i poli dall'alto, ma precisi, l'Antartide con le terre, il polo nord senza terre, con i ghiacci. Quindi chi ha visto i poli, chi ha avuto questa visione? Ecco, esistita una Google Earth antidiluviana? Questa è una domanda che appunto va approfondita. Beh, molto affascinante, no? Molto affascinante. C'erano già prima appunto una sorta di Google Art. Ora parliamo di qualcosa di sommerso. Cosa è finito? L'altro tema che sviluppo appunto in tutta un'altra storia e che spero poi magari di sviluppare più precisamente è appunto quella del megalitismo e del... tu hai incontrato anche Felice Vinci, che quindi ha fatto uno studio precisissimo su questo. Il megalitismo è presente ovunque nel mondo ed è anche questa una specie di, come dire, è una globalizzazione, no? Cioè è una globalizzazione anche questa ante litteram. Chi ha costruito queste mura megalitiche, questi triliton, questi cerchi di pietre che si trovano ovunque, li trovi ovunque, li trovi nel nord soprattutto, ma li trovi a Tonga c'è un triliton, io l'ho visto, ci sono delle piramidi, ci sono delle strutture piramidali fatte con blocchi di terra, blocchi di in questo caso, come dire, sassi presi dal mare, no? E poi, ma ovunque, cioè, ce n'è anche in Italia. Noi possiamo andare a vedere mura megalitiche straordinarie, impressionanti, ad Alatri, a Norba, in tutto il Lazio, nella Toscana, a Cosa. E anche questo è un retaggio, è una presenza che viene un po' negata. Diciamo che nel 1900 è stata decretata per editto che queste mura sono romane, ma il forte dubbio è che non lo siano, che siano precedenti, molto precedenti, per via delle loro collocazioni archeoastronomiche, per tanti motivi, e soprattutto perché questo megalitismo esiste in tutto il mondo, veramente lo trovi in tutto il mondo, è molto legato anche al nord, e questo è un altro tema che mi è caro, perché stiamo indagando in tanti anche, no? In tante persone che sono interessate a questo tema, ci sono diversi studiosi che stanno aggiungendo informazioni. Marco Gotti, Cinzia Mele, lo stesso Felice Vinci, un amico Caliu che è fra l'altro estone dell'Unione e sta in Unione Sovietica, non si dice più, vero? Russia? Si dice più? No. L'Unione Sovietica è una roba vecchia. E con questi amici stiamo indagando molto sul nord, perché tutto quello che arriva, che ci è arrivato dal nord, anche questo è un po' ignorato. Invece al nord, in periodi diversi, in periodi nei quali c'era comunque un clima diverso e una situazione diversa, probabilmente sono successe diverse cose. C'è stata una presenza comunque di un mondo molto importante che ha informato di sé poi tutto il resto, insomma. Io ho approfondito in questo caso e in questo campo il tema dei popoli del mare. Stiamo parlando di un periodo molto vicino, nel 1200 avanti Cristo. A un certo punto nel Mediterraneo c'è un'invasione dei popoli del mare, chiamati così dagli Egizi, dagli Ittiti, che vengono spesso sconfitti e comunque devono combattere con questi popoli del mare e poi farsi gli amici in qualche modo.
gli Ittiti vengono sconfitti, vengono distrutti dai popoli del mare, e gli Egizi devono combattere, c'è un bellissimo bassorilievo di Medinet Abu che racconta proprio questi popoli del mare che hanno aspetti diversi, fra i quali ci sono i Sardana, per esempio, no? Ci sono questi i Peleset, hanno delle caratteristiche diverse. Ma questi popoli del mare da dove arrivano? Ecco, si dice che siano un insieme di popoli che già sono in Mediterraneo, ma io mi sono fatta l'idea che questi popoli arrivino, come sono sempre arrivati, dal nord, dal Baltico, dal nord, dalla parte nordica, diciamo, attraverso i fiumi. E questo è un tema che sarebbe veramente da approfondire, perché ancora adesso, e questa è l'attualità, i fiumi Dnieper e Dvina, che attraversano l'Europa, passando per l'Ucraina, eccetera, sono uniti da canali, e praticamente sono la più grande autostrada di fiume che arriva dal Baltico al Mediterraneo, passando per il Mar Nero, poi passando per i Dardanelli per il Bosforo, insomma, e entrando in Mediterraneo. Quindi lì sono anche, si sono trovate barche, si sono trovate presenze molto antiche di queste popolazioni, quindi anche questa è una storia un po' negata, insomma, no? Cioè, la storia della navigazione via mare, ma anche via fiume, è una storia dimenticata, è una storia che non si prende in considerazione. Invece era il modo degli antichi di spostarsi, e questo è valido soprattutto per questi popoli del mare, che poi alla fine sostanzialmente siamo noi, perché sono i Sardes, i Siculi, i Peleset, i Tursa, che sono gli Etruschi, e non solo, no? Tanti altri che sono alla base, diciamo, della nostra storia. Quindi, insomma, loro, i nordici, siamo anche noi. I Veneti, con la loro caratteristica, appunto, pensa, Vene in estone vuole dire barca, e Venese vuole dire un porto pieno di barche. Quindi tutto ritorna. No, è pazzesco, guarda, c'è tanto da raccontare, che è una cosa veramente incredibile in questo aspetto. I popoli del mare, Leonardo Melis, 2-3 mesi fa. E volevo chiederti, no, dicevi, è una storia, no, poco raccontata o dimenticata. Di solito quando ci si dimentica, sì, può essere forse pigrizia, ma spesso è perché magari si vuole occultare un qualcosa che non si vuole far conoscere. Ecco, secondo te perché non si è approfondito dovutamente, no, questa reale origine? Perché forse perché noi siamo greco-romano centrici, no? Quindi, come dire, ignoriamo che, per esempio, l'età del bronzo è precedente al nord che piuttosto che Mediterraneo, non so, come dire, ignoriamo una storia, e questa storia è stata anche fatta un po' nascondere, no? Nel senso che anche poi tutto il momento nel quale la conquista e il collegamento con la religione cattolica, no? La cristianizzazione che avviene anche nei paesi del nord, in fondo alla fine, insomma, elimina molto della storia antica, no? E quindi fa dimenticare questa possibilità. In più, non so, è come se non si volesse prendere in considerazione che l'aspetto della navigazione unisce i popoli. Cioè, noi troviamo lo stesso alfabeto di Mohenjo-Daro e di Harappa, che sono queste città distrutte, e queste tutte distrutte da eventi catastrofici strani, della Valle dell'Indo. Quell'alfabeto lo troviamo nell'isola di Pasqua, capisci? Che, cioè, il passaggio è un passaggio assolutamente particolare, ed è molto
molto significativo, insomma, è molto da approfondire. Poi, ecco, una cosa che io così mi stupisco sempre, è appunto l'aspetto del fatto di non prendere in considerazione i miti e le storie antiche. In questo caso, appunto, ripeto, i miti sumeri sono pazzeschi, sono estremamente, raccontano cose che è impossibile che gli esseri umani conoscano, gli esseri umani del periodo. È questa che è la cosa incredibile. Tu hai intervistato anche Marco Pesci, no? Sulle Numa Elish. Sì, esatto, sì. Il Numa Elish racconta una cosa che è fuori di testa, insomma, racconta la formazione del sistema solare e racconta la formazione del sistema solare con alcuni particolari che rispecchiano le conoscenze astrofisiche di questo momento. I miti sono così, i miti che raccontano di, appunto, di Nilma, di Enlil, di Enki, tutte le epopee che raccontano questi dei e le cose che fanno questi dei sono così precisi che ti lasciano esterrefatto, insomma, no? Quindi leggerli è utile, è molto utile. Io poi ho raccontato anche nel libro, ho raccontato anche questo personaggio molto particolare che è Inanna, che è una dea molto particolare, che è la dea dell'amore e della guerra, che poi diventa, che so, Venere per i greci, eccetera, per i romani, e Afrodite per i greci. Le sue caratteristiche sono raccontate precisamente da quando inizia a cercare di avere potere, a quando si innamora di Dumuzi, questo altro dio, che però viene ucciso, allora lei lo va a cercare agli inferi e poi allora no, sale al cielo per sottrarre ad Anu, che è il grande dio che sta in cielo, che chissà dov'è, però insomma no, lei va in cielo per prendere un tempio che porta a Uruk, che è la sua capitale, e poi agisce agisce migliorando la sua condizione, migliorando la condizione di Uruk, della capitale della sua città, e poi agisce perché combatte con un altro dio che si chiama Marduk, che appunto la contrasta. E per il potere, per prendere potere, e muovono in questo modo gli uomini, gli esseri umani, che diventano il loro esercito, mettendo a capo di questo esercito i vari dei, re, che sono decretati in questo caso da lei, quindi il famoso Sargon, che era una specie di, era un conquistatore pazzesco del periodo, è messo lì da lei, è decretato come re da lei. Insomma, andrebbe letta, ecco. E io ho cercato di raccontarlo appunto nella Dea che creò l'uomo. È questo. Brava, fammi vedere. Salutiamo anche della Uno Editori, da Eusebio Parabat e via tutto. Sì. Allora, adesso parliamo magari dei miti e di cosa ci raccontano i miti anche di noi, cosa ci dicono. Ma questa cosa che ti ho detto è bello impressionante, no? Nel senso che a seguito della costruzione, esiste una dicotomia che bisognerebbe, e che forse con un certo tipo di lettura si potrebbe superare. Questa divisione è fra creazionisti e evoluzionisti. Niente il papà di meno, no? Perché gli evoluzionisti, partendo dall'idea di Darwin, che poi insomma aveva la conoscenza che aveva Darwin, no? Tutto il darwinismo è un elemento così che parla dell'evoluzione dell'uomo così come parla dell'evoluzione delle altre specie, che però appunto ha dei punti un po' scuri, non ha chiarito totalmente da dove viene questo uomo così particolare, no? Diverso da tutti gli altri animali, con un'evoluzione del cervello velocissima, eccetera, eccetera. L'altra cosa è
invece appunto il creazionismo, no? Quindi l'idea che ci sia stato un essere superiore, un dio, eccetera, che ha creato l'uomo, che poi è anche così, che adesso è anche più specifica, si è evoluta anche questa, idea del creazionismo, no? Attraverso il disegno intelligente. Ecco, questi due modi di vedere e di interpretare la nostra presenza qui potrebbero trovare un insieme, potrebbero trovare una ragione comune, se potessero mai farlo, non lo faranno mai, nella idea di quello che ci dicono i sumeri, di quello che ci dicono i miti. L'uomo è stato fatto attraverso una serie di operazioni, e chi l'ha fatto è appunto questa genetista che si chiama Nilma, con l'aiuto di tutti gli altri, eccetera. E perché lo ha fatto? E questa è carina come cosa, impressionante anche. Perché c'è bisogno di un laboratorio primitivo? Questo è un po' tutto il tema, appunto, che viene raccontato. Non sto dicendo stupidaggine, non sto citando solo certi scrittori come Sitchin, che io comunque ho intervistato, ho visto, ho conosciuto, ho intervistato due volte a New York. Ma sto parlando proprio del mito stesso, cioè uno lo va a leggere e legge questo, no? Legge che gli dei minori, che chiamavano i Gigi, lavoravano per gli altri, e però non ne potevano più, lavoravano nelle miniere o lavoravano scavando canali. Ma la cosa, poi questo dovreste leggerlo, no? Però è legato, tutto questo potrebbe anche essere legato all'oro, alla ricerca dell'oro. E questi, i Gigi, però non ne possono più, scioperano e vanno dal loro capo a protestare. E allora l'assemblea degli dei decide che bisogna fare un lavoratore primitivo e chiedono a Nilma di farlo. Questo è riassunto così più o meno la storia che viene raccontata in un modo molto molto anche poetico, diciamo, no? Perché poi dentro a questo c'è anche una bellissima frase che appunto dice la dea, e dice in modo che la vita sia il suo segno dell'uomo e che ci sia uno spirito nell'uomo, e in modo che questo si ricordi. Uno spirito, speriamo, cioè, che ci abbiano dato anche lo spirito. Senti, questo ti voglio fare una domanda relativamente proprio ai tanti tuoi viaggi. C'è un luogo particolare dove hai avvertito magari un'energia, insomma un qualcosa, ecco, che proprio ti sei sentita particolarmente attratta? Io credo che in questo tuo cammino, no, evidentemente non, forse è un destino, forse è un'attrazione che tu hai avuto, no, per fare questo grande lavoro di indagine, di viaggi, di conoscenza. Sì, è vero, è vero. Sai che sono partita, il primo viaggio che abbiamo fatto da turisti per caso, dopo ho fatto tante cose sulla comicità, no, Lupus Solitario, Gran Parisi Varietà, tante cose, no? E la TV delle ragazze, eccetera. Però a un certo punto ho pensato che forse bisognava andare da un'altra parte, che la mia curiosità mi portava da un'altra parte. E la cosa più bella che si può fare nella vita è quella di viaggiare, no? E ho pensato che se cominciavo a viaggiare magari potevo raccontare i miei viaggi, ma così molto istintivamente l'ho fatto. Il primo viaggio che ho fatto l'ho fatto in India, perché appunto una mia amica andava da Sai Baba, ho detto anche io ci voglio andare, e sono andata nell'ashram di Sai Baba, e lì mi sono proprio chiesta, no, cosa volevo fare, e che ho capito molto profondamente che volevo capire, cioè io la cosa più importante era quella di capire come stavano le cose, no? E quindi non lo so, mi sembra di aver fatto una specie di patto con me stessa, con qualcosa di più grande, non lo so, sai, con quel mondo acasico che esiste fuori e attorno a noi, no? E mi sembra appunto, e lì ho detto, ma io voglio comprendere, la cosa più importante è quella, e il viaggio te lo fa capire.
Quindi il viaggio ti mette di fronte a tante culture, a tante mitologie, a tanti simboli, a tante cose, a tanti luoghi che ti levano dalla nostra idea, come dire, italiocentrica o europocentrica, eccetera, no? Cioè tu vedi altro e incominci a ragionare su altro, vedi persone che hanno un altro approccio alle cose, vedi luoghi che ti spiegano cose, cioè non esiste solo, voglio dire, cioè esistono luoghi che sono straordinari, tutti i luoghi della terra, dal Perù, beh il Perù è fuori di testa, sono arrivata fino a Tiwanaku, in Perù, sulle Bolivia praticamente, posto incredibile, a 4.000 metri tu ti ritrovi dei megaliti spaventosi, una tecnologia che ancora non è spiegata, eccetera. Ma per esempio un viaggio che ho fatto, uno degli ultimi, è in Sudafrica, dove proprio il mito della creazione dell'uomo, con la presenza di stranissimi e migliaia di cerchi di pietra che sono inspiegabili come strutture, e nello stesso tempo la presenza in Africa, in quel luogo fra Mozambico, Sudafrica e quella zona, di miniere. Ci sono le miniere d'oro più antiche del mondo, cioè scavate più anticamente. In più, lì c'è la nascita dell'uomo, è lì che viene fuori l'uomo, no? Quindi l'Homo sapiens, ma tutta una serie di ominidi, no? Diciamo, fino ad arrivare all'Homo sapiens. E questo è significativo. E questo è anche un filmato che ho fatto di 50 minuti che, se volete vederlo, lo trovate su Vimeo. Mettete tutta un'altra storia, perché io sono, ripeto, tutta un'altra storia. Susie Blady lo trovate, è questo viaggio attraverso in Sudafrica, intervistando vari personaggi come Michael Tellige, ma anche Biglino, anche Shichin, Pietro Buffa, che è un genetista che ha lavorato proprio sul tema della stranezza, diciamo, della presenza dell'uomo, della nascita dell'uomo, insomma, e quindi dell'evoluzione dell'uomo, ecco. E quindi è molto, molto interessante, si parla di tante cose, compreso l'uso dell'oro colloidale, insomma, come caratteristica particolare e come possibilità anche di questa lunga vita, chissà mai. Ti faccio un'ultima domanda, io ricordo. Quella che cercava Gilgamesh, no? Ricordo una vecchia puntata di Turisti per Caso in Nepal con Franco Battiato. Che ricordo hai di questo viaggio con lui? Ma guarda, con Franco siamo andati a Kathmandu la prima volta dopo che l'avevo conosciuto per una trasmissione che avevo fatto che si chiamava Condominio Mediterraneo, che parlava dei paesi del Mediterraneo. Poi siamo andati, l'ho chiamato per andare a Kathmandu per un viaggio che abbiamo fatto, e quindi siamo andati con lui. È stato bellissimo perché abbiamo incontrato personaggi, lama, persone, eccetera. E poi successivamente lui mi ha chiamato dicendo: ma quando siamo andati a Kathmandu, che aereo abbiamo preso, che viaggio abbiamo preso? E allora gli ho detto: ma perché, cosa vai a fare? E dice: vado a fare un filmato sul bardo, sul passaggio tra vita e morte, no? Questo passaggio raccontato nel libro tibetano dei morti. E io gli ho detto: ma vengo anch'io. E ha detto: va bene. E io sono andata a fare un dietro le quinte. Anche quello c'è su Vimeo, se lo andate a vedere, è bellissimo. È bellissimo perché c'è Battiato, diciamo, nella sua parte anche più leggera, più simpatica, un dietro le quinte, ecco, di questo, del documentario che lui ha fatto. Ed è stato molto, molto, molto interessante, perché siamo andati a intervistare dei lama, di Rinpoche,
i rincarnati, no? E quindi è stato veramente bello e abbiamo approfondito un tema che è delicato, no? E che vale la pena, comunque vale la pena di conoscere. Assolutamente. Susi, grazie di questo bel excursus che abbiamo fatto e magari, insomma, sarà il primo di magari una serie di incontri, ci farebbe molto piacere, perché tu hai tra l'altro un archivio, insomma, preziosissimo anche di cose da riscoprire, quindi sarebbe bello farlo. Grazie davvero. Grazie a te e complimenti per il lavoro che state facendo, eh? Veramente. Ciao. Ci trovati, vedi, tramite l'amico anche Giorgio Cerquetti. Che certo, infatti. Ti saluto tanto, anche perché è lui che mi ha rovinato praticamente, mi ha fatto andare a conoscere Zecharia Sitchin e da allora insomma un po' di dubbi mi sono venuti e quindi mi trovate su Facebook, su Misteri per Caso, mi trovate su www.nomadizziamoci.it e poi spero che collaboreremo, dai Fabio, mi farebbe molto piacere. Anche a me, grazie mille, alla prossima. Dai. Ciao, ciao, grazie a voi.